l'ultima settimana di settembre un sacco di notizie, alcune buone, altre meno. Incominciamo dai flop e da Blizzard che cancella ufficialmente Project Titan, il prossimo MMORPG della casa di Irvine. Non vedrà dunque la luce perché non c'era più il divertimento, non c'era più la passione. E allora si è arrivati alla sofferta decisione. Dunque nel futuro di Blizzard non ci sono altri MMO oltre a World of Warcraft, almeno per il momento. In The Sims 4 è possibile creare delle coppie con Sims dello stesso sesso, e allora il senatore l'onorevole Carlo Giovanardi si scaglia contro il titolo Electronic Arts dicendo che i videogiochi che rappresentano un modello di famiglia diverso da quello composto da uomo e donna dovrebbero essere regolamentati. Ora, noi non vogliamo entrare sul tema, è chiaramente delicato e non adatto a questa sede, ma ci piacerebbe che almeno ci si informasse prima di parlare, visto che il senatore ha candidamente confessato di non avere mai neanche visto il gioco in questione. Chiudiamo la serie dei flop con una notizia che avvicina i videogiochi alla più triste attualità. L'ISIS, organizzazione terroristica recentemente sotto le luci della ribalta per dei crimini orrendi, ha diffuso un video di propaganda con immagini di GTA 5 dicendo che loro intendono fare all'Occidente quello che noi facciamo nei videogiochi. Noi non sappiamo se utilizzino il titolo Rockstar per allenare le proprie reclute o se si tratti solo di un video. Quello che è certo è che il risultato è veramente surreale. Ma tiriamoci sul morale con i top degli ultimi 7 giorni. La settimana appena passata è stata sicuramente quella di FIFA 15, tra rottura del Day One e notizie interessanti. Per esempio, vi ricordiamo che fino al prossimo 3 ottobre, se acquistate PlayStation 4, riceverete in regalo una copia di FIFA 15. Sfrutterete la promozione per il salto nella next gen? Passiamo ora ad una notizia di mercato. Secondo gli ultimi dati, il PC è la piattaforma preferita per videogiocare, e a rinforzare questi dati arrivano anche quelli di Steam, che dichiara di avere superato i 100 milioni di utenti attivi sul proprio servizio di digital delivery, che giocano a più di 3.700 titoli. Voi siete tra questi? Chiudiamo con una notizia curiosa. Xu Fengguang, un ex professore universitario cinese, ha da poco festeggiato i 106 anni dicendo che secondo lui tra i segreti della longevità c'è proprio il giocare ai videogiochi. Ha confessato di passare buona parte delle sue giornate con puzzle game e romanzi, quindi forse stiamo facendo la cosa giusta. Venite ad approfondire sui nostri social Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. Ciao e alla settimana prossima!